allarga il suo orizzonte e diventa l'Europa del Mediterraneo, dei Balcani, oppure è ancora troppo debole per affrontare la competizione globale, malgrado i passi avanti sono stati fatti, malgrado sia certamente più fortificato dal Trattato di Lisbona, l'Europa ancora è un'entità troppo debole anche demograficamente per competere con grandi colossi e con i nuovi baricentri che sono formati nel mondo. Grazie. Facciamo un primo giro e poi naturalmente raccogliamo anche domande e interventi per restituire poi la parola ai due autori. Io passo immediatamente il microfono a Marco Esposito. Il titolo del suo intervento si intitola È tornato l'ombrello, quindi sull'antimeridionalismo come stile culturale, che viene smontato grazie alla mano. Saluto a tutti. È molto bello vedere una sala affollata così per andare alla presentazione di un libro. Ma già io ci stiamo dicendo in questi giri che stiamo facendo nel mezzogiorno, questa è una delle prime tappe, che la presentazione del libro deve diventare un'occasione per qualcosa di più, di diverso. Anche perché Gianni va ringraziato per l'intuizione che ha avuto la scorsa estate. Facciamo un libro sul mezzogiorno. Può sembrare l'ennesimo libro sull'ennesimo mezzogiorno, quante volte abbiamo sentito le stesse storie. Ma nel frattempo stanno accadendo delle cose drammatiche. Basta dire, non puoi insegnare in Veneto se non sei Veneto, no? Ci siamo capiti. Che non erano mai accadute prima. Quindi non è vero che al sud va sempre tutto male e sempre tutto uguale. Le cose stanno andando decisamente peggio. E c'è bisogno di un lavoro di informazione. Gianni diceva un'operazione verità. In televisione ormai o c'è la televisione frufru o c'è la televisione che si interroga sul perché non c'è abbastanza democrazia. Queste sono le due possibilità. Occuparsi invece delle cose reali è diventato sempre più difficile. Non che la democrazia non sia un problema, ovviamente è una premessa, lo avvertiamo come problema. Però dietro il problema che non si può parlare c'è il fatto che non, certe cose, certi messaggi che cercheremo di trasmettere stasera, non aprire. Io spero di darvi delle informazioni che poi col passaparola, il passaparola anche via internet, riusciamo a moltiplicare, anche i filmati, le foto che state facendo. Non è la presentazione di un libro, è qualcosa di più. Il mezzogiorno è sotto un attacco drammatico, senza alcun precedente. Qui siamo in una libreria, c'è sicuramente un libro, non l'ho visto in giro, che si chiama Il sacco del Nord. L'ha scritto un signore di sinistra, un tale De Colfi, il quale sostiene che il sud si sta mangiando il nord e verso la fine del libro fa una tabella che da sola spiega a che livello arrivano. Lui dice, sì è vero, al sud i salari, le retribuzioni sono più basse, oggettivamente ho fatto tutti i conti, ho provato a tagliare un po' quella, ma è così. Sì è vero, al sud ci sono meno servizi pubblici. Non c'è niente da fare, deve ammetterlo. Però dice, al sud c'è più tempo libero, il tempo libero ha un valore, lui dà un prezzo, 6 euro all'ora, moltiplica per tutta la disoccupazione che c'è e dice, guardate, questo più che compensa la mancata ricchezza dovuta ai redditi e dovuta ai servizi pubblici. Senza che gli venga in mente, che è una cosa che mi fa arrabbiare, se c'è senso anche a voi, che il tempo libero per uno che lavora è un valore, ma per uno che non lavora, ma che valore c'ha? Infatti. La prima ora puoi andare al bar e dici sono cassa integratola, ma dopo che fai? È frustrazione, brucia competenze, conoscenze, è un disvalore. Si riesce a ribaltare anche questo. Siamo a questo punto. Federalismo fiscale. Il governo attuale ha vinto le elezioni scrivendo nel programma elettorale sul federalismo fiscale si applica la legge della regione Lombardia. Già solo questo, se fosse stato letto e diffuso, doveva allarmare. Possibile che si debba applicare la legge di una regione a tutta Italia? Questo è scritto nel programma votato dagli italiani. Io come responsabile economia del Mattino ho fatto i conti di cosa significava per il Sud l'applicazione di questa legge. E in sostanza erano due cose. La solidarietà al sud spetta? Ve ne diamo metà, 50%.
questa metà la riduciamo ulteriormente in base al cosiddetto minor costo della vita al sud. Visto che si sostiene che con 100 euro al sud si compra più pane, il che è vero, ma si compra meno benzina e meno di tante altre cose, si dice noi viviamo meno soldi, perché la vita costa meno. Dopo aver scritto questa cosa sul Mattino, che è il primo giornale del Mezzogiorno, dovevano saltare sulla sedia i governatori del Sud, i sindacati, i sindaci, no? Non successe niente. Ma in quel momento chi poteva parlare? In Campania avevamo i rifiuti, è stato ricordato prima, fino a quello. La seconda regione del Sud è la Sicilia, dovevo chiamare Cuffaro, che stava per essere, per festeggiare il mancato arresto. La terza regione del Sud è la Puglia, Vendola aveva appena visto sparire il suo partito dal Parlamento. In Abruzzo Del Turco stava per essere arrestato, il Mezzogiorno non aveva voce. E allora alzai il telefono e chiamai Galan, perché dissi devo fare un contropiede. Galan, governatore del Veneto, voleva fare il ministro, stavolta voleva fare il governatore e l'hanno fatto fare il ministro, ma all'epoca voleva fare il ministro e gli dissero no, rimani governatore. Allora lo chiamai e dissi ma veramente volete fare il federalismo fiscale come lo dice la regione Lombardia? E lui che ce l'aveva con Bossi, con la Lega, spara a zero. Dice no, Bossi sbaglia tutto, così andranno a sbattere contro un treno. Io incasso un'intervista in cui comunque il Veneto dice no, non va bene il modello lombardo. A quel punto chiamo Formigoni. Formigoni mi concede l'intervista però non vuole parlare del punto. Io insisto, lui si smacca, a un certo momento dice l'intervista non la facciamo più. Io dico, va bene, non la facciamo più, ma ci fermiamo a questo punto, io scrivo fino a questo punto qui. Proseguiamo a parlare e a un certo momento dice, il disegno di legge della Lombardia è un contributo culturale, declassa quello che era il disegno della sua regione, inserito nel programma elettorale, votato dagli italiani, a contributo culturale. Vasco Errani il giorno dopo, il presidente dell'Emilia Romagna, ma anche presidente della conferenza delle regioni, che all'epoca era la grande maggioranza di sinistra, mi chiama e dice complimenti, hai scassato il fronte Lombardo-Veneto, io questa sera convoco tutti i governatori d'Italia e dico che dobbiamo fare una nostra proposta ed è su quella nostra proposta che si deve cominciare a discutere e così è stato. La legge che è stata approvata un anno fa, peraltro con l'astensione del Partito Democratico e il voto a favore dell'Italia dei Valori, è una legge che prevede il 100% di perequazione, non il 50%. E che non prevede la riduzione della perequazione in base al costo cosiddetto minore della vita al sud. Sapete che ha fatto Calderoli? Ha detto, beh sì è vero, questa legge non prevede il minor costo della vita, il taglio eccetera, ma nemmeno lo vieta. E allora noi vogliamo dare al Mezzogiorno i soldi con un taglio legato al fatto che la vita al sud costa meno. Di quanto costa meno? La Banca d'Italia e l'Istat hanno fatto un conteggio, la Banca d'Italia ha presentato un rapporto così, nel primo capitolo dice costo della vita nord e sud e calcolano 16,5% in meno. Questo vuol dire che fatto 100, quello che spetta a noi, ci daranno 83,5. Il sud ha provato a reagire, ma noi abbiamo meno servizi, ma qui con uno stipendio devi mantenere più persone, cose vere. Ma nessuno ha detto, ma è vero che la vita da noi costa meno? Io ho vissuto a Milano, ho vissuto a Roma, ho vissuto adesso, vivo a Napoli, e vi assicuro che non è così. Non ho mai visto che costa meno la vita. Però non basta la sensazione personale. E allora ho cercato di documentarmi e ho provato, per fortuna, lo scorso agosto una ricerca della NILSE, la quale dice, la NILSE è una società internazionale di marketing, quindi non c'entra proprio niente col federalismo, con la politica, eccetera. Per ragioni loro interne hanno visto i 120.000 prodotti industriali identici, prodotti alimentari, prodotti per la casa, prodotti per la persona, che sono venduti nei nostri supermercati, quanto costano? E fatto 100 un carrello della spesa tipo, in Lombardia questo carrello della spesa costa 98,50, in Campania costa 150 e poi si sale man mano nel Mezzogiorno, non mi ricordo l'Abruzzo, perdonatemi, il massimo in Calabria 104,60. La regione più povera d'Italia paga i prezzi più elevati. A quel punto sono andato da Giovannini, il presidente dell'Istat. Tutto questo a Bavarò, non lo vedete. E gli ho detto, Giovannini, come me la spieghi questa cosa? Perché l'Istat...